Cari amici, oggi trattiamo un tema molto discusso e, se vogliamo, correlato nell'immaginario collettivo al livello del giocatore oppure alla sua destrezza. Nulla di più sbagliato o, diciamo così, di visione limitata, perché saper trattare la palla con destrezza è un'abilità importante, ma saper giocare al gioco del tennis è un'altra cosa. Ovviamente questo aspetto si lega in modo indiscutibile al risultato, eppure è forse necessario guardare oltre l'ovvio del punteggio finale oppure del palmarès di un campione per capire qualcosa di più. Di fatto abbiamo assistito alcune volte alla disfatta di campioni favolosi e dominanti con l'incontro in mano sul piatto corde che poi hanno finito per perdere la partita. Questo fatto prova oggettivamente la difficoltà di questo sport e la complessità psicologica nel prendere e gestire le decisioni. Per queste semplici ragioni può capitare anche ad un fenomeno assoluto, quindi, come già detto, di sbagliare clamorosamente nel saper giocare. E dunque, questo benedetto saper giocare è un aspetto sostanzialmente correlato al bilancio costi-benefici di un piano funzionale attuato per mezzo del proprio saper fare. In quel dato momento e circostanza da quel dato giocatore. Perciò cercare la luna e le stelle continuamente, pur risultando un'esibizione ad effetto per lo spettacolo, forse per gli highlights, non determina affatto il saper giocare, anzi, determina piuttosto l'esatto contrario. E in conclusione, il saper giocare è un aspetto che si lega esclusivamente alle capacità cognitive. Il saper capire l'ambiente e selezionare il fare, il da farsi. Fare che si mette in campo attraverso coraggio e decisione. Questo perché se un tennista ha grandi mezzi e poi proprio sul più bello, quando più conta, ha paura e non si esprime come dovrebbe, anche la miglior tecnica evapora. Ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi a Bottas Vincente.